Buongiorno a tutti, eccoci qua ad un nuovo appuntamento con Santa Madre, il secondo di questo calendario che con la mia collega Alice abbiamo condiviso nelle scorse settimane sui social. Oggi un argomento, vedo dai nomi che alcuni dei partecipanti stanno partecipando assolutamente, quindi anche a quelli precedenti, questo mi fa molto piacere perché è sinonimo che gli argomenti trattati comunque sono interessanti al di là poi del prodotto specifico Santa Madre, quindi l'argomento l'abbiamo centrato e questo è importante perché quando si fa una chiacchierata è sempre importante lasciare qualcosa agli altri e quindi è importante che le tematiche trattate poi al di là della vendita siano funzionali a una migliore cultura sui prodotti, sul modo di alimentarsi nel caso specifico, insomma comunque abbiano un'utilità. Oggi il tema è se quello della settimana di due settimane fa, perché la cadenza quindicinale era quello dei carboidrati, dell'assimilazione dei carboidrati, quindi della formula giusta per far sì di avere dei prodotti che siano efficaci, efficienti, ma anche altamente digeribili. Qui il tema è quello che è il supporto, diciamo così, successivo a quella che è l'attività, allo sforzo fisico. Quindi l'altra volta abbiamo parlato di nutrizione durante lo sforzo, qui è di supporto e integrazione alimentare, in particolar modo successivamente allo sforzo fisico, quindi sul tema della ricostruzione muscolare, vedi la creatina e in particolare quello che è un tema molto delicato, è quello del recupero e di conseguenza l'eliminazione dell'acido lattico dei muscoli, che è ovviamente una conseguenza non desiderata e decisamente fastidiosa di quella che è un'attività da sforzo intenso e prolungato. Sono due temi molto importanti e sono due tematiche che nel ciclismo sono non solo importanti, spesso però anche trascurate, perché una delle prime chiacchierate che abbiamo fatto con Alfonso ci faceva notare che mondi come quello della proteina, delle creatine per esempio, costituiscono nel mercato mondiale della nutrizione sportiva più dell'80% del valore del business della nutrizione sportiva stessa. Quindi sono argomenti spesso sottovalutati, ma che sia da un punto di vista di importanza sulla nutrizione, sull'allenamento e sul recupero muscolare, che dal punto di vista proprio di quello che è il business che è legato a questi prodotti, sono magari molto spesso nel mondo del ciclo sottovalutati, invece magari in altri sport decisamente tenuti più in considerazione. Anche in questo caso poi lascio la parola ad Alfonso, che oramai conoscete già, e per chi non si fosse collegato le volte precedenti è responsabile di prodotto e sviluppo di Santa Madre. Anche in questo caso i prodotti Santa Madre sono innovativi, partendo dalla creatina, vi spiegherà meglio Alfonso, alla semplicissima, faccio un esempio per capirci immediatamente, alla betalanina in versione in polvere, che è una delle pochissime aziende che lo fa, e ora capiremo anche insieme a lui il perché della versione in polvere, quindi anziché di avere le compresse, molto più facile da utilizzare per eliminare soprattutto quello che è il fastidioso effetto indesiderato di questa tipologia di prodotto, che è quello del formicolio alle mani. Quindi ancora una volta cercheremo di lasciarvi qualcosa che sia un contributo a quella che è la conoscenza sul tema della nutrizione, cercando ovviamente di calarci un po' di più nel dettaglio e vedere in che cosa i prodotti Santa Madre si differenziano in questo caso, come sempre, da molti altri prodotti che ci sono in commercio. Lascio la parola ad Alfonso, che ripeto alcuni di voi conoscono già, è il responsabile di prodotto e sviluppo di Santa Madre e sicuramente vi spiegherà meglio di me queste due categorie di prodotto, per l'appunto creatina e betalanina. Qua è Alfonso. Si sente. Dovete attaccare lui. Bravo. Vediamo se è così, no? Ci senti? Al microfono disattivato. Ora. Ok, perfetto. Ok, ciao a tutti, mi chiamo Alfonso, sono Product Manager in Santa Madre del gruppo de prodotto, nutrizionista de sportista professional, tanto del ciclismo come altri deportes. En l'altra presentazione parlare del carboidrati,
de esfuerzo, de modo aeróbica, de carbohidrati, que la principal fuente de energía del carburante del ciclista, y la importancia de la ingesta de carbohidrati durante el esfuerzo. En esta presentación andiamo a parlare del modo anaeróbico y dos integratori para mejorar la prestación del ciclista. Este es muy importante saber, conocer el modo aeróbico y anaeróbico. El modo aeróbico otorga al ciclista que energía de forma más lenta. En cambio, el modo anaeróbico otorga energía al ciclista de una manera más veloz. Cuando un ciclista comienza a pedalear, depende de la intensidad del esfuerzo, el cuerpo utilizará una vía energética o otra vía modo energético, dependiendo de la intensidad. Ahora, existen dos modos de energía anaeróbica, del modo anaeróbico, que uno es la que utiliza de carburante la creatina y la otra la que utiliza el carbohidrato y glucosa, pero genera ácido láctico. Anem a hablar primero el modo anaeróbico que utiliza como carburante la creatina. La creatina es un integratori más popular en esfuerzo de fuerza, de gym, pero del último estudio de investigación de la prestación del ciclista, se ha visto que es muy importante para esfuerzos de muy, muy, muy alta intensidad. Porque, a la fin, la creatina es una molécula que se encuentra de manera natural en el músculo, pero se ha observado que la ingesta de creatina mejora el esfuerzo de alta intensidad en las prestaciones del ciclista, sobre todo en esfuerzos de picos donde la intensidad aumenta mucho, tipo esfuerzos tipo ciclocross, BTT, mountain bike, carrera de carretera donde el cambio de ritmo, el sprint, etcétera, etcétera. Como veis en la gráfica, es muy importante, como señala, la vía anaeróbica genera ácido láctico y el esfuerzo que utiliza el carburante como la creatina es únicamente de 8 a 10 segundos. Únicamente el esfuerzo es de 8 fins a 10 segundos. A partir de ahí empezar a segregar, pasaría el modo anaeróbico láctico y empieza a generar ácido láctico. Entonces, ¿cuánto el ciclista puede aprovechar mejor aquesta vía? Aquesta vía no genera ácido láctico. Podrá aguantar más tiempo en aquesta sin generar ácido láctico. Esto es muy importante para las prestaciones del ciclista. A la fin, lo que va a hacer la integratoria de la creatina es utilizar esta vía y aumentar el tiempo de utilizar el sustrato de creatina como carburante, mejorando y aumentando las prestaciones del ciclista. Ahora bien, la creatina es una molécula, es el suplemento con más investigaciones, con más estudios científicos, desvolupo de todo el integratorio que existe. Se trova naturalmente en la masa muscular y esos otros vídeos normalmente por el pasto a través de la carne, el pesque, etc. Tiene un 100% de eficacia en la utilización de creatina para aumentar en las prestaciones del ciclista. El estudio, hay molte, molte, molte estudios, investigaciones, mejorando las prestaciones.
Aquí, por ejemplo, es un estudio con la reposición de glucogen post esfuerzo y mejora el sujeto que utilizar el enteratori de la creatina, mejora la reposición de carbohidrato y post esfuerzo y mejora la recuperación, el recupero después del esfuerzo. Aquí es la mejora de fuerza cuando se utiliza creatina con un training o training solo. El que utiliza la creatina mejora considerablemente las prestaciones del ciclista. Incluso la creatina y a nivel cognitivo. Mejora la capacidad durante el esfuerzo, la capacidad cognitiva del ciclista o del deportista. Pero utilizar la creatina es muy importante, que es un suplemento de carga, un integrador de carga. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere decir que es imprescindible lo utilizar con 5 gramos de creatina al giorno, tutte le giorno. Per poder utilizar aquel integratori es muy importante utilizar tutte le giorno, 5 gramos de creatina. Training o no, el giorno que labora el giorno del training o no training, tutte le giorno, es muy importante. Luego, el siguiente es la anaeróbica, que utiliza el carbohidrati como carburante, pero que genera ácido láctico. El ácido láctico es un desecho que lo que hace es bloquear el músculo y lo bloquea el puente energético. Puente energético para que el músculo se inflare y no produce energía. Es muy comúnmente que el ciclista aumenta mucho la intensidad durante un esfuerzo, una escalada. Si pasa la soglia anaeróbica, esa soglia anaeróbica, cuando supera esa soglia anaeróbica, empieza a generar ácido láctico. Cuando entra en funcionamiento aquel esfuerzo, el ciclista puede aguantar el esfuerzo de 30 a 120 segundos. No más. Por eso, el potenciómetro, la computadora del potenciómetro del ciclista es muy importante durante esta era del ciclista, la nueva generación del ciclista. Porque durante la escalada, el ciclista está a controlar el potenciómetro para no pasar la soglia anaeróbica. Porque el ciclista conoce que si supera la soglia anaeróbica, empieza a generar ácido láctico y a partir de ahí solo aguantará 120 segundos. A tres horas. Lo que fa, en este caso, la creatina es retrasar la aparición de ácido láctico porque aprovecha mejor la fuente de creatina como carburante y no genera ácido láctico, pero la otra integratoria es la betalanina. Lo que fa la betalanina es tamponar y recoger ácido láctico, pudiendo aumentar el tiempo de aguantar con ácido láctico en sangre. El ácido láctico, la cantidad de ácido láctico, lo que hace es disminuir las prestaciones y viene repasando el cuerpo. Lo que van a hacer con la betalanina es aumentar el tiempo de esfuerzo a alta intensidad con la presencia de ácido láctico. Es muy importante que este integratori con la creatina es un integratori de carga. Y son integratori para esfuerzos de alta intensidad. Siempre ciclista de competiciones, no ciclista amateur para finalizar una gran fondo. Es ciclista que va a competir y va a disputar la competición. Porque es muy importante que el esfuerzo esté por encima, haya mucho tiempo de esfuerzo que supere la soglia anaeróbica. La betalanina
en la investigación, a nivel científico, está 100% corroborada la eficacia de la betalanina. Es muy importante conocer que da paresi como efecto colateral, como efecto secundario. Es un formococio de la piel, de la pele, pero no es danoso. Es muy importante que el ciclista que prende este integratori conozca que hace una especie de formigueo de la pele. Es importante también el suplemento del integratori de la betalanina que prende tutto il giorno. La betalanina lo que fa es rellenar el depósito de carnosine del músculo. Y el carnosine lo que fa es reducir el ácido láctico del músculo, aumentar el tempo de alta intensidad del ciclista. El estudio a nivel científico, este estudio científico es muy importante porque tanto la creatina como la betalanina son dos integratori para mejorar las prestaciones del ciclista del esfuerzo de alta intensidad. Y la unión de dos integratori, creatina plus betalanina, mejora las prestaciones del ciclista a alta intensidad. Aunque el esfuerzo del ciclista, ahora va a haber un ejemplo de esfuerzo en un training en Training Peaks, en una gráfica donde se va a ver el esfuerzo, son esfuerzos donde de manera constante el esfuerzo supera la soglia anaeróbica. Ahora vamos a ver un esfuerzo. Aquel es importante. Yo todo el giorno de 3 a 6 gramos de betalanine al día. Para disminuir la sensación de formigueo de la pele, la ingesta de la betalanina se puede dividir o repartir en las tres pastos durante el giorno. No fa falta prendre de una vez la betalanina. Un momento. Voy a poner una gráfica. No, Salvatore, no puedo compartir la pantalla ahora. Un momento, me torno de nuevo con la administradora. Ci già. Ok. You can try now. No. One moment. No. Ok. Try now. Voy a ponerme la presentación de. Ah, ok, ahora. Ok. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Este es una competición de hasta fin de semana. Esto es un ciclista español, antiguo profesionalista. Y este es una competición de la estrada este fin de semana. Per avere un esforzo, si tiene che prendere a questi integratori, questa è la competizione. Un momento. A questo è vatios, a questo è el pulso, pulsómetro, y aquí esta es la competición. Aquí este deportista, aquí este ciclista, tiene la soglia anaeróbica menos en 120 vatios.
que es más o menos por aquí. Tutto l'sforzo. Tutto l'sforzo. Per encima, che supere? Questa. Tutto l'sforzo, che supere? Son esfuerzo de modo anaeróbico. Son esfuerzo que la creatina y la betalanina mejora la prestación de este ciclista. Y vemos casi todo el tiempo de la competición a que este ciclista supera el esfuerzo. Dependiendo el tiempo de esfuerzo fuera del modo anaeróbico, de la soglia anaeróbica, damunt de la soglia anaeròbica, aquest, per exemple, és un esforç de corta duració, de poc temps, en la via de la creatina. Quan l'esforç augmenta en la soglia anaeròbica durant più temps, entraria la via anaeròbica con àcid làctic. Per exemple, aquí, aquí está la betalanina, es muy importante. Aquí está la creatina, es muy importante. Pero otra cosa que es muy importante es que tutte le competizioni se termina en esfuerzos anaeróbicos. Tutte le competizioni para disputar, para vencer la prueba, es el esfuerzo anaeróbico. Aquest ciclista vencer aquesta competizione e l'esforzo fue desde 1.51 fue 90 secondi di esforzo en via anaeróbica con ácido láctico. Aquest ciclista quan prende la betalanina migliora el tempo per damunt de la soglia anaeróbica. Igual que aquest ciclista, el tot l'esforç de tots els ciclistes funciona pràcticament similar. Ok. Una demanda. Ok. Se qualcuno, se volete chiedere qualcosa, potete tranquillamente scriverlo nella chat in modo che rispondiamo alle vostre domande. È il secondo tasto in alto a destra dopo il simbolo dei partecipanti. Se qualcuno vuol fare delle domande può tranquillamente scriverlo lì. La betalanina con la creatina es un integrador muy específico para las prestaciones del ciclista. No es el ciclista amateur para finalizar una gran fondo, es un ciclista de competición. Ok, Alfonso, nessuna domanda. C'è qualcos'altro che possiamo dire nello specifico magari sui prodotti Santa Madre di queste due categorie? Okay. Cosa le differenzia magari da altri prodotti simili in commercio, al di là del fatto che la betalanina è in polvere, no? Ma in polvere. Sì, perché la dosi per prendere la betalanina, l'integratore della betalanina è di 3 a 6 grammi di betalanina. In pillole o in capsule è como 12, 13 cápsulas al giorno. Es muy difícil prender tutte le cápsulas en 12, 13 cápsulas al giorno. Con el polvo es más puro, es más fácil. Ok, ed è senza sapore, per cui si può mettere nell'insalata, nella pasta, in qualunque cosa, no? Sì. Aquest és important prendre tot el giorno, però la betalanina, per exemple, per augmentar les prestacions, és important prendre 21 giorni abans de la competició. Ok,
Qualcos'altro? Allora, vedo che qualcuno sta scrivendo nella... Ok, per quanto tempo... La domanda è, Alfonso, how much time you need to take it? Actually, you replied already. Almeno 21 giorni prima della competizione. Quindi tre settimane prima della gran fondo o della gara, sostanzialmente. Iniziare. E va presa tutti i giorni, anche quando non ci si allena. Ok. Allora, noi... Ok, l'altra domanda è se è necessario, is necessary to do a stop between one treatment and another one, or you can take it every day in any case? No, è necessario un periodo di pausa, perché l'integratore e la betalanina non genera il corpo di maniera sola. Entonces, no pasa nada de prender la betalanina durante toda la temporada. Similar a la creatina. Se puede prender durante todo el año. Perfecto. Ok. Allora. Vediamo se arriva, aspettiamo qualche secondo e vediamo se arriva ancora una domanda, perché vedo qualcuno che sta scrivendo ancora nella chat, altrimenti poi andiamo in chiusura. Ok. 7 marzo. Kella, con l'argomento proteine. Proteine, salute e recupero. Ok. Un'altra domanda è if there's any problem with, let's say, con il fegato, per la creatina, per... No. Heavier for our shape, again, for the body, for the stomach, and so on. Es muy importante, saber que la investigación cuando genera un integratore para aumentar las prestaciones y todo el estudio científico de que se fa siempre es con total seguridad. No es perjudica la salud del ciclista en ningún momento. Son integratores seguros. No dañan la salud del cuerpo. La creatina, cuando la toma, la dosis supera el 5 gramos, sí que puede ser que siente mal al estómago a nivel digestivo. Pero con 5 gramos de toma, es perfecto. Ok. Allora, intanto grazie Alfonso, grazie a tutti. Il prossimo, magari facciamo solo una parola velocissima sul prossimo appuntamento che è tra due settimane. 7 marzo. In cui, 7 di marzo, in cui un tema sarà molto altrettanto importante come quello di oggi è il mondo delle proteine, no Alfonso? In cui penso che Santa Madre ha tanto da raccontare e soprattutto se si parla di proteine di qualità con una ricerca dietro molto importante. Si parleremo di parlare della proteina, della caratteristica della proteina, l'aminoacidi, l'importanza nel ciclista e la differenza tra altre proteine del mercato. Perfetto. Allora, grazie Alfonso, grazie a tutti. Noi restiamo come sempre a disposizione. Se ci sono altre domande anche successivamente al webinar, giratecele via mail, non ci sono problemi, sia noi che nel caso fossero necessarie altre cose nettamente più tecniche, le gireremo ad Alfonso per avere le risposte. Come sempre con Alice manderemo poi nelle prossime ore il webinar registrato per chi volesse rivedere la presentazione. E sicuramente avrete modo nel caso di rivedere alcuni dei concetti che abbiamo visto stamattina, altrimenti mi auguro che è stato interessante e due di riavervi tutti collegati tra 15 giorni quando per l'appunto andremo a parlare delle proteine. Grazie a tutti e buona giornata.